Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, con la cronaca in apertura ovviamente, soprattutto rispetto ai fatti di cronaca avvenuti ieri in centro a Pescara, svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nel pomeriggio in un ristorante di Piazza della Rinascita. La polizia ha affermato infatti la notte scorsa un 29enne di origine abruzzese che vive da anni all'estero. Il giovane che era in albergo si era allontanato a bordo di un taxi ed è stato bloccato nelle Marche. Il questore di Pescara Liguori al microfono del nostro Paolo Renzetti. C'era stata una deflagrazione dell'ordine pubblico ieri con questo delitto così grave e dalla eziologia abbastanza complessa non c'era un apparente motivo per cui era stato commesso questo gravissimo delitto. Quindi a livello tecnico-operativo abbiamo allertato tutti i dispositivi affinché questo pericolo non si propagasse in città, innanzitutto allertando tutti gli equipaggi e dotandolo ovviamente di giubbotti antiproiettili e adottando altre procedure operative. Dopodiché i nostri investigatori hanno iniziato la caccia a questo individuo che si è conclusa poi sostanzialmente nelle Marche con il brillante intervento della Polizia Stradale. Abbiamo operato una scelta di evitare che il soggetto si accorgesse di essere pedinato dalle forze di polizia. Abbiamo evitato dei posti di controllo, dei posti di blocco per evitare che il tassista diventasse un ostaggio di questo soggetto. Gli abbiamo dettato delle modalità operative di intervento, avendo avuto la possibilità di interloquire direttamente col tassista che ha eseguito le disposizioni del nostro funzionario e la Polizia Stradale con professionalità è riuscita a metterlo in sicurezza senza ulteriori problemi. I dispositivi di sorveglianza elettronica sia del locale sia quelli della città, c'è questo importante protocollo che sta per essere siglato tra la Prefettura e il signor Sindaco di Pescara, ci hanno aiutato nelle indagini insieme ad altri elementi che abbiamo raccolto. Poi all'interno dell'albergo la squadra mobile è giunta 5-6 minuti dopo che il soggetto a bordo del taxi aveva abbandonato l'albergo, poi si è recato in altre zone del nostro territorio e si stava rivolgendo all'estero. È lì che poi è scattato questo piano per poterlo intercettare in sicurezza. Aveva la prenotazione in questo albergo, è arrivato il 4 con previsione di fermarsi fino al 16 di questo mese, aveva sporadici rapporti con dei parenti, aveva un rapporto quasi nostalgico con questa città, c'è una componente emotiva che poi le indagini andranno a valutare che potrebbe aver inciso nella commissione di questo delitto, considerati i futili motivi per cui ha sprigionato la propria rabbia. Questi accertamenti li compirà la squadra mobile che si sta raccordando con l'autorità giudiziaria. In ogni caso non pare che la pistola fosse innanzitutto legalmente detenuta, non lo era, non pare sia di origine italiana, però questo lo confermeremo al termine degli accertamenti ancora in corso. Non sono passati ancora 24 ore dal fatto. Fatto che ha visto l'aggressione ai danni di Jelfry Rosado Guzman, un talento per il pugilato e dotato di una tecnica innata, anche un recente passato da pugile. E il ragazzo di origine domenicana è stato 3 volte campione regionale dei pesi welter e medaglia di bronzo nel 2017 alle nazionali di pugilato. Selenia Secondi ha ascoltato per noi il suo allenatore. Le notizie che arrivano dall'ospedale riguardo le condizioni di salute di Jelfry Guzman ci fanno ben sperare. Davide Di Meo è stato il suo allenatore a Chieti per tanti anni e noi da te vorremmo un ricordo proprio. Com'è questo ragazzo? Classico ragazzo adolescente, quando l'ho conosciuto, quindi solare, poi diciamo la sua etnia Santo Domingo, quindi sudamericano, allegro, felice, innamorato della vita. E siamo conosciuti perché lui, venendo in Italia, aveva questa, raggiungendo la madre, aveva questo desiderio di quello di praticare il pugilato. Un amico in comune me l'ha presentato e da lì è iniziata il nostro rapporto, ecco, perché poi è diventato uno di famiglia. E quindi da lì è nato il nostro rapporto e la sua pratica nel pugilato, quindi ragazzo diciamo già pronto per muscolarmente perché era già fisicato, insomma era già tutto disposto per questa avventura nel pugilato. Lo descrivono come un ragazzo tranquillo. Un ragazzo aperto,
posto, un ragazzo, come ho detto prima, innamorato della vita, quindi non mi va che si associ in situazioni brutte, insomma, che non appartengono a lui. Un ragazzo devoto alla famiglia, infatti aveva poi lasciato il pugilato per intraprendere il discorso del lavoro, per essere sempre d'aiuto alla famiglia e la sua famiglia, diciamo, natale, i genitori, ma anche l'ultimo arrivato, il figlio. Ecco, il bambino adesso quanto ha? Credo 2 anni, sì, 2 anni. E tra l'altro la notizia era che lui voleva ricominciare anche a fare pugilato? Sì, sì, mi aveva contattato l'estate passata, che è la classica frase "maestro mi manchi", e voleva tornare, insomma, a praticare il pugilato, visto che aveva raggiunto una posizione economica tranquilla, insomma. A questo punto gli facciamo un in bocca al lupo per le sue condizioni di salute. Un grandissimo in bocca al lupo, siamo tutti con te, Jelfri, sei un leone, dimostralo anche in questo caso maledetto. Ancora cronaca, i militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato 6 tonnellate di arance e clementine perché non conformi alla vendita. Gli agrumi erano privi di indicazioni ed etichette sulla provenienza. L'iniziativa si è svolta nell'ambito di Stop Fake, il piano di controlli anticontraffazione e sicurezza prodotti avviato dalla Guardia di Finanza di Pescara in collaborazione con l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi, sulla scia del protocollo d'intesa siglato il 22 luglio del 2020 tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine di rafforzare la tutela del Made in Italy e il contrasto alle maggiori insidie di manipolazione che si annidano nel settore agroalimentare, dove dopo la pandemia, specialmente la crisi economica, i business illegali sono aumentati. E adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere i due appuntamenti in cui l'Abruzzo è protagonista. Partiamo dal Vinitaly a Verona, la crescita costante del mondo vino in Abruzzo confermato anche in questi primi giorni di Vinitaly. Il padiglione dedicato alla nostra regione è meta di tanti buyers ed in mattinata è arrivato anche il presidente della regione Marco Marsiglio. La mattinata nel servizio di Stefano Recanati. Secondo giorno di Vinitaly della 54esima edizione per la precisione, siamo all'interno del padiglione numero 12 che ospita lo stand Abruzzo, alle nostre spalle l'enoteca regionale già dalle prime ore del mattino molto attiva. Insieme a noi abbiamo Valentino Di Campli, il presidente del consorzio dei vini d'Abruzzo. Secondo noi si può già fare un punto perché abbiamo visto che il padiglione numero 12 è molto visitato. Chiaramente c'era molta attesa, oggi è il giorno più importante, oggi e anche domani, per cui siamo, come dire, contenti della presenza e anche della tipologia di persone che stanno frequentando il nostro padiglione. Per quanto riguarda il contrassegno di Stato, ecco, sono tutti numeri positivi e questo è il vero orgoglio, perché vuol dire che anche nei momenti di difficoltà l'Abruzzo ha lavorato bene. Sì, siamo contenti di questo, infatti con il contrassegno di Stato che dà la massima garanzia dei prodotti denominazione di origine controllata d'Abruzzo, oggi abbiamo una crescita costante, addirittura più 25% nei primi 2 mesi del 2022, dopo un 2021 anno Covid comunque in crescita rispetto al 2020, quindi un trend decisamente positivo. Ed oggi visita istituzionale anche per il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, ha visitato le cantine e poi nell'intervista si è lasciato andare anche a dichiarazioni per il prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda il turismo. 2 anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Beat e Vinitaly, due appuntamenti in sinergia per un unico Abruzzo del turismo in estate. Nella nuova programmazione dei fondi europei la promozione territoriale e il marketing sarà molto ma molto presente e completeremo appunto un percorso che purtroppo ha sempre
diciamo che di cui purtroppo l'Abruzzo ha sempre scontato il deficit di scarsa presenza, scarsa promozione, scarsa visibilità e conoscenza del prodotto Abruzzo. E da Verona ci spostiamo a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. In collegamento c'è il nostro Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giuseppe, seconda giornata anche per l'appuntamento Meneghino. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio ai telespettatori. Come dicevi, questa è la seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo qui a Milano e quello che vedete alle mie spalle è proprio il padiglione della regione Abruzzo, circa 300 metri quadri. E quest'oggi tra gli ospiti c'è stato anche il ministro per il turismo Massimo Garavaglia, che si è fermato proprio qui al padiglione Abruzzo, intervistato per l'occasione da un intervistatore d'eccezione che è stato l'assessore regionale per il turismo Daniele Damario. E il ministro ha fatto il punto appunto su quello che è il settore di sua competenza, il turismo. Ha parlato anche di concessioni balneari, non dicendo sostanzialmente nulla di nuovo, ovvero che le concessioni saranno sì revocate e che ora si è al lavoro per eventuali ammortizzatori. Ha parlato anche di rivoluzione digitale nel mondo del turismo. Ascoltiamo direttamente le sue parole. Il turismo italiano ha enormi potenzialità, vale circa il 13% del PIL prima della crisi, ma ha ampi spazi di miglioramento. Possiamo arrivare al 20% con tanta organizzazione, facendo come paesi che oggi sono più organizzati di noi. Bisogna essere onesti in questo, ci sono paesi che sanno vendere meglio un prodotto che spesso, anzi di fatto, è inferiore al nostro. Il punto chiave è la rivoluzione digitale, non è un caso che siamo partiti da lì, abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo hub digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico, che però richiede un lavoro collettivo. E quest'anno la BIT è particolare, ha una doppia valenza, in quanto l'anno scorso causa Covid non si è tenuta, oggi quest'anno ritorna, e in questa fase che ottimisticamente definisco post-pandemica, anche per le decisioni del governo di allentare le restrizioni, è fondamentale anche per quanto riguarda la fase della ripresa. Il turismo può essere un volano per la ripresa economica abruzzese, lo ha detto anche l'assessore regionale Damario, così come i presidenti degli enti camerali che andiamo ad ascoltare. Dopo un anno di stop e dopo di qualche anno in cui eravamo presenti in maniera un po' ridotta, l'Abruzzo torna alla BIT in maniera importante con 300 metri di padiglione. Lo scopo è quello di fare una vetrina dell'Abruzzo, di tutto ciò che l'Abruzzo può mostrare per fare felice un turista. Diciamo che il core business del nostro turismo rimane ancora legato al turismo legato al mare, diciamo che 6 turisti su 8 che vengono in Abruzzo ancora lo fanno per le nostre splendide spiagge. Ovviamente l'industria sarà sempre trainante, però anche il PIL che riusciamo a sviluppare grazie al turismo ovviamente è importante e dobbiamo fare in modo che prendiamo e lo gestiamo in maniera molto professionale, molto per l'appunto come se fosse un'industria quella del turismo. Nei decenni passati probabilmente la nostra regione turisticamente era poco nota. Però questa, essendo stati poco nota, non abbiamo avuto la massa. Oggi siamo avvantaggiati perché abbiamo la possibilità di un turismo di qualità. E ci sono stati molti ospiti qui al padiglione Abruzzo, molte celebrità che hanno voluto dare il proprio contributo alla loro terra d'origine per promuovere l'Abruzzo alla ricerca di turisti ma anche di investitori. Ieri sono stati qui lo chef stellato Nico Romito, l'attore vincitore dell'ultima edizione di LOL Maccio Capatonda, quest'oggi l'olimpionica Gaia Sabatini e in videoconferenza anche il presidente della FIGC Gabriele Gavina e il manager del Manchester City, nonché ex campione di pallanuoto Manuel Estiarte. Allora ascoltiamo proprio le parole che ci hanno voluto dire questi ospiti d'eccezione, in particolare Maccio Capatonda, che si rivolge anche direttamente al presidente Marco Marsilio.
è la parte più radicata in me, sicuramente la montagna, anche gli odori, no, della montagna abruzzese, cioè mi mancano. Vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni! Oh, ok, se ci sei. Io inizio ad allenarmi a Teramo e mi sono spostata sempre nelle varie città abruzzesi per potermi allenare, per fare gare, quindi Chieti, Pescara, andavo a Sciare, Prati di Tivo, a Campo Imperatore, quindi io sono super legata a questa terra, sono felicissima di essere qui oggi e ringrazio tantissimo appunto di avermi chiamata come, diciamo, ambasciatrice, perché per me è solo un grande piacere e un onore. Diamo un consiglio a un turista che viene in Abruzzo, cosa deve assolutamente assaggiare? L'Abruzzo è una regione che ha una quantità di ricette tipiche incredibili. Io vi faccio un esempio, c'è il mostacciolo, il biscotto tipico che è abruzzese. Se io vado a Rivisondoli, vado a Roccaraso, vado a Pescocostanzo, vado a Castel di Sangro, sono quattro ricette diverse. Se dico oggi bisogna assaggiare il mostacciolo di, cioè il comune vicino insorge. Quindi allora voglio dire, assaggiamo più prodotti possibili, perché l'Abruzzo ha una quantità di ricette, di prodotti tipici incredibile, di grande identità. Vieni Abruzzo perché è bello, non Bruzzo. Marsilio, fammi fare lo spot per la regione Abruzzo, perché se no qua siamo ancora a Milano. Questo è il secondo giorno della Borsa Internazionale del Turismo. Quest'oggi la fiera è riservata agli addetti ai lavori, tour operator, aziende e quant'altro. Ieri invece era aperta al pubblico, molti cittadini italiani ma anche stranieri, anche per decidere le vacanze magari in vista della prossima estate. E noi abbiamo sondato un po' gli umori, soprattutto per sapere se l'Abruzzo è una meta blasonata. Conosci l'Abruzzo? Ci sei mai stato? Sì, qualche volta, ma non lo conosco, sono stato al mare. Difficile scegliere una meta comune che vada bene entrambi. Ma perché normalmente me ne occupo io. E l'Abruzzo vi mette d'accordo? Sì, siamo stati d'accordo quando l'abbiamo scelto. Bellissimo. Lui sceglie, poi ne parliamo e poi decidiamo, non è che è una cosa così... No, non ci sono mai stato. E vorresti venirci? Sì, in bici. In bici? Sì. Quindi costare i trabocchi magari? Magari sì. È molto molto bella la natura, rispettata, io ho moltissimo i viaggi naturalistici, sono la mia passione. Poi non so se Abruzzo o Molise o se siete ancora insieme. Ho tentato anche l'assalto al monte. Qua è la Maiella. La Maiella. E domani sarà la giornata conclusiva della BIT, si sarà protagonista al Padiglione Abruzzo la perdonanza celestiniana e interverrà, è attesa, anche Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura di Stato. Per ora da Milano è tutto, linea allo studio. Grazie Giuseppe. No, dicevo, chissà se ce l'ha fatta poi la scalata alla Maiella il signore. Certo, televisivamente Abruzzo e Molise sono adesso insieme, per quanto riguarda le regioni ci sono ancora i confini. Grazie Giuseppe dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Noi rientriamo andando a Teramo, dove un'antenna 5G per la telefonia mobile alta 10 metri sarà posizionata in via Molinari. Protestano i residenti della zona martoriata da anni dalla presenza di tanti altri ripetitori. Il comitato del quartiere Stazione chiede all'amministrazione comunale un piano antenne e sottolinea la vicinanza dei ripetitori a tante scuole e asili. Tania Bonici Castelli. Vivere o lavorare sotto una distesa di antenne 5G non è certo rassicurante ed è giusto chiedersi se ciò comporti rischi seri per la salute. È quello che sta accadendo nel quartiere Stazione di Teramo, dove negli anni sono stati installati numerosi ripetitori di telefonia mobile. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i residenti della zona è l'installazione di un'antenna di 10 metri che stanno posizionando proprio in questi giorni sul palazzo di via Molinari, sede tra l'altro dell'importante ente formativo Consorform, frequentato da centinaia di giovani che seguono i corsi professionalizzanti. L'ente si è opposto strenuamente alla decisione del condominio, che a maggioranza ha invece deciso per l'installazione. I cittadini sono preoccupati e il comitato di quartiere che li rappresenta, presieduto dal dottor Siriano Cordoni, protesta con forza. Il comitato Stazione non era assolutamente informato di questa nuova installazione? Assolutamente no. Ci siamo visti piombare una gru megagalattica qui sulla via. Pensavamo che fosse il 110% ulteriori
ristrutturazioni che stanno facendo in zona, invece a un certo punto abbiamo visto che stavano montando un'ulteriore antenna, un'antenna del 5G, di cui noi siamo consapevoli che prima o poi dovremmo fare i conti col 5G, ma i cittadini devono essere informati. Non può essere che un'amministrazione faccia calare dall'alto una decisione così importante. Insomma. No, non in c'era... questo quartiere ci sono tantissime altre antenne. Sì, ma è proprio questa la nostra preoccupazione, che già esiste un palazzo, il palazzo delle poste, che è dove c'è una selva di antenne. Quindi ci saremmo aspettati che un piano antenne prevedesse l'inizio dell'installazione del 5G da un'altra parte, lontano, per una distribuzione equa su tutto il territorio della nostra zona. I cittadini non sono stati per niente informati. Per due giorni abbiamo avuto chiusa la strada, non c'è stato neanche un cartello. Quando un singolo cittadino deve ristrutturare un appartamento, un negozio, deve mettere cartelli, deve fare comunicazioni, deve informare, questi delle multinazionali si possono permettere di arrivare nella nostra città e mettere le antenne. Questo ci sembra una cosa che l'amministrazione dovrebbe prendere nella debita considerazione. Il quartiere Stazione, insieme alla Gammarana e San Berardo, è una zona della città particolarmente popolosa. Sono circa 8.000 cittadini che risiedono in quest'area, ormai non più periferica, dove insistono diverse scuole e asili. All'unità operativa complessa del reparto di urologia dell'ospedale civile di Pescara, sperimentata con successo la nuova frontiera innovativa per la cura dell'ipertrofia prostatica con la procedura Rezum. Allora, l'ipertrofia prostatica benigna o iperplasia è un aumento di volume della ghiandola prostatica che fisiologicamente si verifica nel soggetto, ovviamente maschile, perché la prostata è una ghiandola prettamente maschile. Questo comincia a questa situazione a svilupparsi dopo i 40 anni e ovviamente può avere delle evoluzioni differenti a seconda dei soggetti, chi resta sintomatica, chi dà dei disturbi minimi, chi richiede un trattamento farmacologico, chi invece necessita addirittura di un trattamento chirurgico. I disturbi sono quelli conosciuti, ahimè, dalla stragrande maggioranza della popolazione ultrasettantenne, cioè dall'aumento della frequenza menzionale, alla difficoltà ad urinare fino alla difficoltà a vuotare completamente la vescica, e lì normalmente poi interviene in qualche modo l'urologo con le proprie armi. Tra queste armi, appunto, come ho detto prima, dalla terapia farmacologica fino a quella chirurgica, oggi si inserisce questo trattamento che possiamo definire veramente mini invasivo. Sono veramente orgoglioso e ringrazio la ASL, la direzione strategica, di averci in qualche modo fornito questo strumento. Si tratta di una tecnica rivoluzionaria, cioè praticamente una tecnica dove noi attraverso il vaporacqueo riusciamo a ridurre la sintomatologia del paziente, e per cui tutte quelle persone che o non possono prendere farmaci o perché sono giovani e quindi, come dire, non sposano bene l'idea di una terapia farmacologica, o perché vogliono in qualche modo procrastinare nel tempo l'intervento chirurgico, noi abbiamo questo trattamento alternativo che ci permette di ridurre la sintomatologia, in molti casi addirittura di togliere la terapia farmacologica, preservando completamente quella che è la funzione riproduttiva del paziente, quindi mantenendo l'eiaculazione, che è una delle problematiche che spesso e volentieri con la terapia farmacologica o con la terapia chirurgica il paziente viene a perdere. E adesso apriamo, come ogni lunedì, una pagina ampia di sport, di calcio, di Serie C. Soprattutto andiamo in casa a Pescara dopo il successo con il Grosseto di sabato pomeriggio. Adesso i biancazzurri giovedì sera sono chiamati ad un'altra prova con 3 punti al Melani di Pistoia contro la Pistoiese, per raggiungere quel terzo posto che fino a prima della gara contro i Maremmani sembrava un miraggio e che adesso invece è più vicino e a cui crede anche l'attaccante del Delfino, Eugenio Dursi. Va bene così, basta che si vince. Pure le squadre di Serie A, la Juve vince 1-0 e porta i 3 punti a casa. Quello conta, i 3 punti alla fine.
No, mi è dispiaciuto, però il calcio è anche questo, a volte vanno in base ai risultati e ora dobbiamo concentrarci su queste due partite e poi dobbiamo fare i playoff alla grande. Sì, ma queste secondo me sono le partite più difficili. È più facile giocare quando giochi con un Cesena, con un Entella, perché la partita si prepara da sola. Queste sono partite difficili che loro vogliono salvarsi, quindi ci fanno la guerra. E noi dobbiamo essere bravi ad abbassarci al loro livello e fare legna anche come loro. Veniamo da un periodo di insicurezza, però piano piano la ritroviamo, basta, l'ho detto, abbiamo vinto una grande partita, non era facile vincere contro il Grosseto che si deve salvare, quindi l'ho detto prima, era una partita difficile. Poi abbiamo avuto pure molte occasioni, alla fine anche col tiro di Pompetti che ha fatto una grande parata. Poi il calcio è di episodi, si sa, ci hanno detto meglio a noi. Sono partite che sono andate, dobbiamo guardare il presente. Il presente ora ci dice che stiamo a più o meno due dal Cesena, a meno uno dall'Entella. Dobbiamo vincere queste due partite, poi alla fine vediamo anche i risultati loro. Se arriviamo quarti, arriviamo quarti, se arriviamo terzi, arriviamo terzi, se arriviamo quinti, ci giochiamo sempre la carta. Tanto si sa, i playoff devi vincere sempre per vincere il campionato. Sì, la Pistoiese è un'altra squadra che sta alla grande, ha vinto anche col Modena, quindi stanno in un periodo buono. Sappiamo la partita che andiamo a affrontare e noi andiamo anche noi là per vincere, perché siamo una squadra forte, dobbiamo lottare, l'ho detto, per credere al terzo posto. E giovedì sera invece impegno ad Ancona per il Teramo contro l'Ancona Matelica di Gianluca Colavitto e con i biancorossi di Federico Guidi, a cui manca solo la matematica certezza della salvezza, conquistata anche attraverso il pari contro il Pontedera di sabato pomeriggio. Ho parlato di questo e anche dei momenti complicati di questa stagione, il portiere del Diavolo Filippo Perucchini. Sicuramente dopo la partita di Montevarchi eravamo tutti anche preoccupati, diciamo, probabilmente. E da quel momento sicuramente è venuto fuori un qualcosa in più da ognuno di noi sotto il piano, non ti dico sotto il piano del gioco, che quello c'è sempre stato, sotto il piano magari caratteriale, sotto tutti quei punti di vista lì, e le partite dopo comunque ne sono state la dimostrazione. Abbiamo fatto partite dove comunque abbiamo dato continuità ai risultati, quella che c'era mancata prima. Sì, adesso, come hai detto te, non c'è ancora nulla di matematico, ma noi adesso giovedì andremo ad Ancona per fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti, ma come avremmo fatto allo stesso modo se fosse proprio matematico al 100%, ecco. Quindi noi sicuramente non ci snatureremo e continueremo ad andare a giocare queste ultime due partite a dare battaglia, diciamo, perché comunque, come hai detto te, è vero, non c'è matematica, sai, sei lì comunque fuori dai play-out, un pochino fuori dai play-off, quindi comunque queste due partite sono importantissime. Se pensiamo come stavamo, come ha detto prima il tuo collega, dopo Montevarchi, sì. Però io penso che questa squadra abbia dimostrato tante volte di che pasta è fatta. In Serie D va al Chieti il derby del Savini di Notaresco contro il Rossoblù, un successo meritato e che permette ai neroverdi di tornare a sperare nei play-off. Per la squadra di Epifani un nuovo stop casalingo. Tenacia e volontà di crederci fino alla fine. Gli ingredienti che bastano al Chieti per violare il Savini di Notaresco, uno di quei campi in cui è difficile persino strappare punti e che invece ne regala tre alla squadra di Alessandro Lucarelli, che passa 1-2 grazie alla perla nel finale di Marco Mariani. Un successo pesante come un macigno per i neroverdi, che tornano con in valigia un pieno di entusiasmo che non fa mai male. E dire che mancava ancora Fabrizi davanti, a cui si era aggiunto Bassini
dietro, mentre in casa rossoblù Maio ed Esposito, seppur recuperati, partono dalla panchina, ma il senso della gara per certi versi è in un approccio subito super del Chieti, che colpisce immediatamente. Il tiro di Verna dalla distanza al sesto è velenoso, al punto che Shiba rimane immobile e fa esplodere i 100+ tifosi nero-verdi al seguito. In generale gli ospiti sono più reattivi. Al 17° Aquilanti lancia El Wasni, che controlla non benissimo e vede la sua conclusione respinta dalla difesa di un notaresco che si fa vedere solo al 20°, quando Valenti invita Pampano. L'11 supera forti ma è costretto a calciare alto dopo la chiusura della difesa. Un sussulto però, perché la squadra di Lucarelli ci riprova col cross da sinistra di Pietrantonio, ribattuto ancora sui piedi di Verna, che stavolta non trova la porta. Epifani inserisce Blando per Diarra e trova la rete del pareggio al 43°. Valenti inventa per Pesce, atterrato da Pietrantonio in area. Nessun dubbio per Ravara e Dorato dal dischetto fissa il punteggio sull'1-1. Punteggio che traballa dopo altri 60 secondi, quando Forti e Super sul mancino ancora di Valenti. Pampano in apertura di secondo tempo avrebbe il pallone del sorpasso, liberato ancora dal solito Valenti, ma bisticcia con la sfera al momento decisivo e la difesa del Chieti rinviene. Ripresa viva, Pietrantonio prova a sorprendere Shiba col piazzato da posizione defilata, problemi che l'estremo difensore non ha quando Siragusa lo chiama all'intervento col destro dalla distanza. Lucarelli inserisce Ventola per Verna e il numero 18 in transizione indirizza bene la staffilata, che chiama Shiba al tuffo per la respinta. Epifani risponde con Scimia ed Esposito, che orchestra quest'ultimo un'azione tutta verticale che Massarotti non concretizza come potrebbe. I tentativi sempre dalla distanza, ancora di Ventola prima e Valenti poi, sono i prodromi del successo del Chieti, firmato da Mariani, minuto 89, il cui sinistro al volo dopo una respinta di Shiba e una saetta imparabile che fa impazzire la curva Volpi, trasferita sugli spalti del Savini e che non trema quando Blando con l'ultimo tentativo chiama Forti alla presa in due tempi. L'1-2 conferma che il Chieti è ormai squadra matura, dalle armi molteplici ma in possesso soprattutto di un'identità chiara, con la quale giocherà fino alla fine del campionato. Per il notaresco un passo falso che certifica quanto questa stagione abbia l'andamento delle montagne russe. Il possibile riscatto è dietro l'angolo. Giovedì in Abruzzo arriva il Tolentino. E questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto tra poco saranno disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.